Gesù non ci abbandona mai, fratelli e sorelle. Gesù ci viene a trovare anche nei luoghi chiusi, nella nostra solitudine, nei pensieri strani, persino nelle nostre incredulità. Dio è buono, Dio è fedele, Dio veramente ci ama. Gesù si ripresenta. È buono il nostro maestro, fratelli e sorelle, perché ci ama. Nella Bibbia è scritto che Dio vuole che nessuno si perda. E sapete cosa voleva dire quella porta chiusa? Nascondersi, non farsi vedere, restare in silenzio, non dare all'occhio. Non è vero che Gesù ci abbandona, non è vero che Gesù non ci ama. Non è vero. Gesù li va a trovare nel luogo della loro incredulità, della loro paura, e non solo una volta. Vedete, Gesù non è solo il Gesù delle masse, della cristianità allargata su tutto il pianeta. Gesù è il Signore dell'individuo, del singolo, del credente, perché è colui che è pronto ad abbandonare le 99 pecore per andare a cercare quella smarrita. Egli si mostra affinché il nostro cuore non rimanga nella paura e nella confusione, ma abbia una speranza certa, perché nella realtà dei fatti Dio è con me sempre. Io questo so. Non so dove ti trovi, non so della tua tempesta, ma so che se tu credi, Dio è con te. Esci dal tuo silenzio, invoca il Signore, cercalo con tutto il cuore.